Sì. Però poi... Sì. L'inaugurazione, l'inaugurazione della Casa dell'Arte delle Donne. Siamo con Gianna Cavallo, instancabile ideatrice di questa iniziativa, un punto di riferimento per le donne, ecco, un punto proprio di accoglienza anche strutturale, fisico, un luogo in cui la sofferenza, la difficoltà si può anche trasformare in arte e in riacquisizione della propria dignità. Sì, infatti l'idea di mettere su questo laboratorio, la Casa dell'Arte delle Donne, è venuta proprio all'interno delle attività dello sportello Universo Donna, che è uno sportello all'interno sempre dell'associazione Stella Maris, che si rivolge alle donne in difficoltà, è un punto di accoglienza, di ascolto e di accompagnamento ai servizi. Perché è nato Universo Donna? Universo Donna è nato perché, al di là di quello che le istituzioni comunque fanno sul territorio, però io qui vorrei comunque ricordare, visto che in un'altra intervista con l'assessore è stato ricordato che nella regione Puglia ci sono forse su 45 ambiti, forse 7 ancora non si sono strutturati per avere all'interno un CAV, cioè un centro antiviolenza. Taranto è una di quelle. Quindi la città di Taranto non ha ancora neanche fatto un bando per poter dare la possibilità di avere alla città un CAV, cioè un centro dove le donne in difficoltà, vittime di violenza, si possono andare a rivolgere. E io che sono sul territorio ormai da 15 anni, che quindi mi occupo di pari opportunità, vi posso dire che c'è grande necessità, perché spesso si pensa che siano problemi lontani da noi, ma poi ce l'abbiamo, se non in casa, comunque nell'appartamento a fianco. E per questo che è nato quindi questa idea anche di mettere su il laboratorio, che è un laboratorio che accompagna le istituzioni in un percorso che le donne devono fare di recupero dell'autostima. Come si recupera l'autostima? Facendo, poi socializzando, facendo dei corsi. Noi abbiamo appena terminato un corso, sono state realizzate delle bambole. La bambola, che è simbolo di bellezza, di gioia, accompagna di giochi delle bimbe, ma a volte può anche essere interpretato come per esempio la bambola oggetto, quindi dà significato di quell'aspetto della donna che è più negativo lì. La donna oggetto lì, proprio dove nasce poi la violenza. Queste bambole sono state realizzate all'interno di un laboratorio, questa sera verranno esposte e verranno anche messe in vendita, perché noi abbiamo bisogno anche di fare raccolta di fondi per poter andare avanti e fare altre attività. Partirà a breve il laboratorio di disegno, di pittura e di scultura, quindi siamo qui sul territorio pronti a donare.